Questo è il treno speciale che le Ferrovie dello Stato hanno messo a disposizione del primo cittadino italiano per consentirgli di rappresentare tutti noi dovunque si rechi. Nei veicoli che lo compongono, tutti idonei a circolare anche nelle reti estere, è installato un complesso di apparecchiature indispensabili alla equipe presidenziale. Dalle telescriventi al centralino per i collegamenti interni, qui dentro c'è tutto. Il treno presidenziale può considerarsi in scala ridotta un Quirinale semovente. Nella vettura che ospita il salottino e la sala da pranzo spiccano i motivi ornamentali del soffitto, costituiti da scudi con gli emblemi delle regioni italiane. Questa è la sala stampa. Una radio permette di seguire le notizie e un barometro le condizioni del tempo. Il treno che ha recentemente portato il presidente Gronchi in Francia è concepito in modo da consentirgli di non interrompere il suo prezioso lavoro anche durante gli spostamenti. A Parigi l'onorevole Gronchi incontrerà il presidente Coty per stringere più intimamente i legami di solidarietà dei due paesi vicini. Autorizzati a salire, abbiamo constatato noi stessi da vicino il perfetto funzionamento di tutti i servizi. Ed ecco il presidente al lavoro insieme al ministro Martino, mentre nella sala stampa si preparano i comunicati. Con l'esercizio di questo treno speciale, le Ferrovie italiane hanno l'onore e il privilegio di partecipare all'attività della più alta personalità della Repubblica e di essere presenti anche alle più importanti manifestazioni della vita nazionale. Thank you.